Buongiorno e benvenuti al format di Integrae SIM dal titolo Fintech Talk, il format dedicato al tema dell'innovazione finanziaria per le PMI. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Fabio Pisano, Marketing e Communication Manager di Finanza.tech, niente meno che un grande appassionato di Fintech anche. Grazie, quindi, molto piacere mio essere qui. Grazie Fabio. E che cos'è il Fintech? Possiamo introdurci in questo macro tema? Allora, uso prima una definizione didascalica e poi andiamo in quello che è invece quella sostanza. Fintech, lo dice la parola stessa, è la fusione tra la finanza, quindi tutti i servizi finanziari, parliamo anche di pagamenti, anzi forse è proprio sul settore dei pagamenti dove si è sentito per primo questo termine, perché è stato uno dei settori che, essendo di una vastità enorme, è stato per primo innovato dalle nuove tecnologie, che è la seconda parte della parola, quindi il tech della parola fintech. Quando invece entriamo nel merito, chiaramente quando parliamo di fintech parliamo anche di cose un po' più profonde e radicate, quindi anche nel mondo degli incumbent, quindi le banche, il sistema bancario, tutto ciò che proietta nel futuro il mondo della finanza utilizzando la tecnologia, tant'è che sono nate le cosiddette anche tech fin, cioè aziende che hanno come scopo quello di essere provider, quindi fornitori di servizi tecnologici a favore proprio delle istituzioni finanziarie. Quindi è un mondo molto ampio di cui appunto sono appassionato, anche perché lavoro in una delle fintech che proprio porta questo nome in qualche modo e che ha degli ambiti di sviluppo immensi e che lo sta dimostrando negli ultimi anni. Benissimo, grazie Fabio. E possiamo ricordare quelli che sono i fintech trends per il 2023? Sì, questa è una cosa che mi è piaciuto fare alla fine dell'anno scorso e che mi fa piacere parlarne quindi all'inizio di quest'anno. L'anno scorso è stato un anno molto denso di eventi, molto denso di incontri e di discussioni sul mondo del fintech, e quindi mi è piaciuto, però per tirare una mega somma di quello che è stato l'anno scorso, tirare quelli che potrebbero essere i trend che guideranno, mi auguro, se no mi verrò smentito, ma va sempre bene, quelli che guideranno il 2023 in termini di trends e di innovazione del mondo del fintech. E ne ho identificati 3+1, come si suol dire, perché uno non è proprio endemico del mondo del fintech, ma lo controlla, e partirei da quello, se mi permetti, che è quello della regolamentazione. Cioè ci stiamo rendendo conto che in generale in tutte le industrie spesso e volentieri l'innovazione va più veloce rispetto al regolatore. In Europa fortunatamente abbiamo invece dei regolatori che sono molto attenti soprattutto al mondo del fintech, e quindi stanno dando, insieme alle nostre associazioni di categoria come Italia Fintech per esempio, stanno dando e guidando delle linee guida sul come gestire l'innovazione in modo che sia compliant, che è una cosa fondamentale. Quindi mantenere al sicuro i dati, e questo è un tema trasversale, ma i dati economici finanziari è una cosa ancora più importante. Tutelare gli investitori, è stato recentemente fatto nel mondo del crowdfunding una grossa legge in questo senso, e così via con la PSD2, di cosa che se ne è sentito parlare tantissimo. Si parla già di PSD3, nonostante sulla PSD2 ancora ci sia qualcosina da fare. Ecco, quindi parto dalla regolamentazione, che è il +1, perché non è endemico al nostro mondo, però sicuramente lo guida e gli dà forma. Viceversa, entrando proprio nel vivo del mondo del fintech, i 3 trend che vedo, uno è un po' di contesto, e cioè viviamo in un mondo socio, macroeconomico, che sappiamo non è eccezionale. Ha avuto grossi colpi anche il mondo finanziario, proprio del trading, quindi delle azioni, il mondo azionario. Voi lo saprete più di me, quindi poi ti lascio la parola semmai. Quindi quello che io prevedo è che sicuramente avrà successo se qualcuno nel mondo del fintech riesce a craccare un'equazione, e cioè rende facilmente accessibili, profittevoli, ma soprattutto tecnologici, il mondo dei beni rifugio, i cosiddetti beni rifugio. Sappiamo, il più comune di tutti è l'oro, ok? Se trovassimo l'oro digitale, ok? Per fartela semplice, quello è sicuramente un trend che andrebbe fortissimo. La seconda è proprio importantissimo, e secondo me forse non di quest'anno, dobbiamo aspettare qualche altro anno, perché ora siamo nel momento di boom del fintech. Nascono player ogni mese, probabilmente ne incontrerete diversi, e probabilmente a questo tavolo siederanno sempre più persone, quindi questo proliferare di soluzioni fa sì che una persona, parliamo di un mondo retail in questo caso, ma vale lo stesso per le imprese, sostanzialmente avrà una pletora, una moltitudine di app, dashboard, login, contro login. Ecco, questa proliferazione a un certo punto dovrà finire, perché non è più umano, quindi avremo più app che quasi tempo e ore per cui usarle, cosa che già succede in alcuni casi, e quindi l'aggregazione farà sì che nasceranno delle meta fintech, cioè degli aggregatori che permetteranno più servizi di più fintech di confluire in un'unica scatola che sarà il one stop shop o comunque il punto di riferimento per il cliente e che in qualche modo appunto noi fa da contenitore e da scatola, cioè non un vero e proprio servizio finanziario ma un aggregatore di servizi finanziari che si confronterà con l'utente finale. Vado, così non ti rubo troppo tempo, sul terzo e ultimo, che è quello della messa a terra. Questo è proprio di quest'anno, sì. Me lo aspetto da un momento all'altro, la messa a terra di tutto il lavoro fatto negli anni scorsi sul mondo dei dati. Cioè, abbiamo parlato di PSD2, quindi non te la ripeto, abbiamo parlato di tutto quello, addirittura ci sono dei servizi che in Italia leggono il cassetto fiscale delle imprese, sì. Quindi abbiamo delle aggregazioni dei dati davvero molto potenti. Mi aspetto che si facciano dei prodotti finanziari che non sia il solito finanziamento, qualcosa si è intravisto con il revenue based model financing, ci sarà qualcosa di nuovo che rompe un po' le logiche tradizionali del finanziamento o del factoring o del leasing o di qualsiasi altro strumento finanziario, quindi parliamo di un mondo più aziendale, e sulla base del dato offrirà remunerazioni diverse, remunerazioni variabili, tempi variabili, insomma tutto quello che un po' rompe, quindi avremo e metteremo a terra, mi auguro, dei prodotti veri che giustificano tutta questa condivisione e questa creazione di dato che fino ad ora abbiamo lavorato per ottenere. Bene, grazie mille, prego. Molto interessanti tutti questi trend e speriamo che si avverino, ecco. E il fintech quindi possiamo considerarlo come un'isola felice per tutte le realtà che operano nel settore, in particolare anche Finanza.tech, che è la società di cui sei marketing e communication manager. Sì, è un'isola felice per il momento, nel senso che ho scritto qualche tempo fa un articolo dicendo che fintech non esiste. In che senso? Che non dobbiamo più considerarlo come un settore astratto, a sé stante, di unicorni, di gente con i biliardini, ok, e che non fa niente e guadagna soldi. Non è vero, è esattamente un settore strettamente collegato al mondo finanziario, ormai non c'è più distinzione, per questo ho fatto questa provocazione. È un'oasi felice, nel senso che c'è ancora molta strada da fare, cioè mentre nel settore finanziario tradizionale c'è sicuramente una concentrazione, è già avvenuto con quello bancario, e c'è una saturazione, se vogliamo, nel mondo fintech, proprio per, e mi auguro che con i nuovi prodotti di cui parlavamo prima invece si crei e si allarghi il mercato. Perché? Perché questo è ancora in fase di, strutturazione e consolidamento, quindi nel momento in cui si consoliderà probabilmente finirà di essere un'oasi felice. In questo momento storico posso dire di sì, perché c'è ancora molto spazio anche ai tentativi, no? Al fallimento, che secondo me deve essere proprio di un settore in evoluzione. Grazie mille. Inoltre Finanza.tech è proprio una fintech company, quella di cui sei marketing e communication manager, che è entrata a far parte del segmento Euronext Group Openhand di Borsa Italiana l'anno scorso, nel dicembre del 2022. Ci sono dei benefici che vuoi ricordare derivanti dal processo di quotazione? Sì, ti correggo solo perché è 2021, quindi abbiamo già passato un anno intero da quotata, e i benefici sono sicuramente, questa è una domanda più per Nicola Occhi Negro, il nostro fondatore, che sicuramente ha preso questa decisione strategica confrontandosi con tutto il team di leadership, però molto sua, no? In quanto fondatore e proprietario. I vantaggi di una quotata sono sicuramente, è una cosa che ho detto anche in altre occasioni, il vantaggio più grosso è quello di fare il processo. La quotazione in sé è solo la punta dell'iceberg. Il processo di quotazione, che richiede una forte, e voi ci avete supportato, quindi sono molto contento di dirlo qui, richiede una forte, concretezza e soprattutto apertura. Cioè tu devi effettivamente mettere a nudo e fare della tua azienda una piattaforma aperta per gli investitori, ma anche, e quindi tutto quello che ne consegue. Farebbe bene a tutti, non quotatevi, ok? Il mio annuncio è non quotatevi, ma prendete dei consulenti per la quotazione fino ad arrivare al 99%. Perché? Perché fare quel 99% ti fa capire davvero se il tuo business è solido, se il tuo business non è solido, se sei strutturato nel modo corretto per affrontare il mercato in generale. È un percorso di crescita alla fine. Assolutamente sì. Poi, una volta che sei pronto per il mercato in generale, allora sei pronto anche per quello, diciamo, finanziario, il mercato finanziario, quindi degli investitori retail o istituzionali che operano su questi segmenti. Quindi assolutamente un'esperienza positiva, soprattutto per quello che c'è prima della quotazione. Il dopo chiaramente porta benefici e pro e contro, sono degli obblighi, perché chiaramente devi mantenere questo status, ma ci sono anche dei benefici perché poi, diciamo, è un bollino di garanzia sulla tua trasparenza, sulla tua eticità, su tutta una serie di vantaggi che nel mondo del business portano vantaggi. Benissimo, grazie mille e grazie per essere stato qui con noi oggi.